Bentrovati su Arezzo TV per il nostro consueto appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo ancora di notti di violenza nel centro storico aretino. Anche il fine settimana appena trascorso, la centralissima piazza della Badia è stata teatro dell'ennesima rissa. Sempre più esasperati i residenti, anche se c'è chi descrive in tutt'altro modo la piazza, come alcuni commercianti. Ascoltiamoli. Non diciamo sempre ed esclusivamente la Badia, la Badia, la Badia, la Badia. La Badia è semplicemente piena di ragazzi perché è l'unica novità che da 2 anni offre questa città. Punto. C'è chi non ci sta all'immagine dipinta sino ad oggi di Piazza della Badia, teatro anche nell'ultimo fine settimana dell'ennesima lite furibonda. Le volanti qui sono intervenute dopo la mezzanotte di sabato per la segnalazione di una rissa tra Piazza della Badia e Piazza Guido Monaco. 2 ventenni sono stati identificati e denunciati. La polizia adesso sta portando avanti le indagini per ricostruire l'origine e la dinamica della colluttazione. Al momento sembrerebbe che dietro la rissa ci sia ancora una volta l'abuso di alcol. Ora, 2 attività che rispettano le regole, che alla loro ora chiudono, che hanno assunto persone per controllare i documenti, quindi fanno quello che è il loro pieno diritto fare, vengono accusate della qualunque. Se purtroppo, scusate il termine, 4 cretini fanno a botte qua, io che ne so se si sono ubriacati a casa, al ristorante, a Guido Monaco, a Sant'Agostino. Già la scorsa settimana, sempre nella centralissima piazza, si erano consumati altri episodi violenti che avevano portato alla denuncia di 4 persone, un tema sul tavolo del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Quello che succede qua alla Badia è quello che succede in qualsiasi altra piazza di Arezzo. Semplicemente il grande casino che c'è, è come io sto parlando con lei in questo momento, lo moltiplichiamo per 500-600 persone e viene fuori il casino. La vera differenza fra questa piazza e le piazze altre di Arezzo è l'abitudine ad avere la gente sotto casa o meno. E questo è stato un tema anche al centro del Comitato dell'Ordine e la Sicurezza Pubblica di oggi pomeriggio in prefettura. Vediamo. Ci sarà una copertura molto ampia, non sarà lasciato nulla al caso, la risposta sarà molto forte perché Arezzo è una città sicura e deve restare tale. Controlli mirati e una maggiore collaborazione da parte degli esercenti. È questa la ricetta scaturita dal tavolo per la sicurezza pubblica che si è tenuto in prefettura per arginare quanto accaduto in Piazza della Badia ad Arezzo negli ultimi fine settimana. Di più presenza di forze dell'ordine e se sì, dove? La presenza delle forze dell'ordine, lo ricordiamo, è capillare sul territorio. In più saranno aggiunti dei servizi dedicati proprio al fenomeno della movida, quindi saranno dei servizi aggiuntivi che verranno espletati nelle zone più frequentate. Ci sarà un controllo maggiore, una stretta maggiore rispetto a quello che diceva il prefetto, cioè la somministrazione di alcolici? Beh sì, vorremmo fare dei servizi mirati anche in questo senso, perché è chiaro che anche gli episodi che si sono verificati ulteriormente sono stati episodi che derivano dall'uso di sostanze stupefacenti o comunque di uno shortino in più. È evidente che si tratta non di persone o di ragazzi soprattutto, che sono assolutamente limpidi e trasparenti, quindi è evidente che il nostro scopo è quello di intervenire anche sui locali, ma sull'aiuto chiederemo proprio una collaborazione degli esercenti. Le regole però vanno rispettate, quindi non soltanto dai ragazzi ma anche da tutti gli altri attori in questa situazione. La maxi area pedonale decisa dal comune di Arezzo per adesso non è in discussione. Per ora la maxi area rimane tale e quale, anche perché il problema non è conseguente alla maxi area, tant'è che le 2 risse che ci sono state alle 2:30 la notte, quindi era già 2:30 che l'area era riaperta, tutte le aree erano aperte, quindi non è quello il problema. Chiaro è che così come è stato concordato con l'associazione di categoria prima di portare la delibera, se vi fossero comportamenti che vanno contro quello che è il buon senso e comunque che vanno contro le regole, prenderemo provvedimenti anche in quel senso.
E adesso passiamo alla politica e apriamo la pagina dedicata alle amministrative 2023 che in provincia di Arezzo interessavano tre comuni, Caprese Michelangelo, Capolona e Laterina Pergine. Partiamo proprio con i risultati di Laterina Pergine che passa al centrodestra con Tassini. Storico ribaltone a Laterina Pergine dove la spunta Jacopo Tassini con il sostegno dei partiti di centrodestra. La sua lista Rinascita si impone con il 57,89% delle preferenze, pari a 1.666 voti. L'assessore uscente alle opere pubbliche della giunta di Simona Neri, Michele Gragnoli, con la lista Insieme sostenuto dalle forze di centrosinistra, si ferma al 42,11%, ovvero 1.212 voti. Una grande soddisfazione per il risultato ottenuto, i cittadini hanno dato un chiaro segnale di cambiamento, bisogna a questo punto lavorare sodo per rispettare la fiducia che i cittadini ci hanno dato, cominciare a porre attenzione alle piccole cose, alla cura, ai servizi alla persona e ai cittadini e riappacificare questo territorio e creare un miglior clima di armonia all'interno dei nostri paesi. Un ringraziamento a tutta la squadra che mi ha sostenuto, ai cittadini che hanno dato fiducia alla mia candidatura e sicuramente ci sarà bisogno dell'apporto di tutti quelli che nella squadra mi hanno sostenuto. Da domani si comincia a lavorare, stasera ci godiamo la vittoria, ma non ci adagiamo sugli allori e già da subito bisogna cominciare a fare qualcosa per il bene di questa comunità. E adesso spostiamoci a Capolona dove la spunta il sindaco uscente Francesconi. Con appena 14 voti di scarto a Capolona viene rieletto per il secondo mandato il sindaco uscente Mario Francesconi, appoggiato dal centrodestra. 1.171 i voti di Francesconi, pari al 47,93%, contro i 1.157 dell'avversario Sario Dini, al 47,36%. Terzo, Andrea Paoloni, che raccoglie 115 voti, 4,71%. Ascoltiamo le parole del neo sindaco. Senza dubbio la conferma ha una maggiore, se possibile, una maggiore valenza rispetto alla prima nomina, perché chiaramente è per l'appunto una conferma di un operato di 5 anni nei quali abbiamo cercato di dare il nostro meglio. Evidentemente la nostra cittadinanza ci ha voluto premiare, di questo la ringrazio. E quindi dà ancora maggior valore perché avevamo. Diciamo in gioco c'erano altre due liste, delle quali una molto rappresentativa anche per Capolona e soprattutto che ha, e questo lo voglio dire, ha condotto una campagna elettorale un po' troppo, diciamo, aggressiva, dando solamente addosso a noi e non proponendo nulla. E fortunatamente questo la popolazione l'ha capito e ha premiato chi propone e non chi distrugge. L'ultimo comune chiamato al voto è Caprese Michelangelo, dove a vincere è una donna, Marida Brogialdi. A Caprese Michelangelo si impone Marida Brogialdi con la lista Insieme per Caprese, di estrazione civica ma che strizza l'occhio al centro-sinistra. Si tratta del primo sindaco donna. Ha ottenuto 559 voti, pari all'85,21%. Ha superato con una larga maggioranza la sfidante Ginevra Dinelli, che ha ottenuto 97 preferenze. Queste le parole della neoeletta. Sono una donna che è ormai in pensione, ha fatto tutto il suo curriculum, diciamo, di lavoro e ora mi sono voluta dedicare a questo servizio nei confronti degli amici concittadini. Questo l'ho fatto solo per questo spirito qui. Certo è che i miei cittadini possono venire sempre da me in comune, chiedere e mi sarà data una risposta. Questo sì. Io spesso dire che già il vice sindaco è già designato, Paolo Acquisti. Lui sarà il nuovo vice sindaco, continuerà a fare la veste di vice sindaco, gestirà i lavori pubblici come ha sempre lavorato.
Chiudiamo questa pagina politica, passiamo all'economia e al lavoro. Domani alle 11.30 torna a riunirsi a Palazzo Strozzi Sacrati il tavolo regionale sulla FIMER, l'azienda di Terranuova Bracciolini che produce inverter fotovoltaici e di soluzioni di ricarica per i veicoli elettrici. Valerio Fabiani, consigliere speciale per il lavoro e crisi aziendali, ha convocato il tavolo in seduta plenaria con istituzioni, oltre alla Regione, il sindaco di Terranuova Bracciolini, Sergio Chienni, le organizzazioni sindacali, il CDA dell'azienda, tra cui Sam Hancock, l'ex pilota McLaren, che gestirà direttamente il stabilimento a Terranuova, la riorganizzazione della FIMER. Previsto nel corso della mattinata anche l'incontro con il presidente Eugenio Giani. E adesso torniamo alla cronaca. Proseguono le indagini per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente di Indicatore nel quale lo scorso martedì hanno perso la vita Francesco, Diana e Gianna Mori. Sarà anche disposta una perizia. Vediamo. Sarà una perizia a stabilire l'esatta dinamica del tragico schianto nel quale lo scorso martedì hanno perso la vita Francesco Diana e Gianna Mori. L'incarico sarà conferito il prossimo mercoledì dalla Procura di Arezzo, che affiderà ad un consulente tecnico il compito di far piena luce sul drammatico incidente lungo la strada provinciale 21 ad Indicatore. Marito e moglie viaggiavano a bordo di una Skoda Fabia con il loro figlio in direzione Valdarno quando è avvenuto il frontale con una Porsche. Un violento impatto che non ha lasciato scampo a due coniugi. Lui è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale San Donato, lei nella notte a Careggi, dove era arrivata in condizioni disperate. Ancora ricoverato invece il figlio 25enne della coppia. Per il conducente della Porsche l'accusa è quella di omicidio stradale. La perizia richiesta dalla procura dovrà ricostruire non solo la dinamica, ma anche chiarire se ci siano aggravanti dalla velocità troppo alta all'invasione di corsia. Stando ad alcune indiscrezioni, l'uomo avrebbe avuto una velocità al momento dell'impatto di oltre 100 km l'ora, il doppio del limite consentito. E continua la preziosa sinergia tra il Calcit Valdarno e le istituzioni per garantire ai malati oncologici del territorio, in questo caso del Valdarno, un sostegno fondamentale ad affrontare nel miglior modo possibile il tempo della malattia e delle cure. Il progetto di assistenza domiciliare Scudo, coordinato dalla zona distretto, e i progetti ospedalieri psico-oncologia e Cibo Amico, oggetto della convenzione tra Calcit Valdarno e ASL, così come la postazione di front office dedicata alla oncologia, continueranno ad essere a disposizione dei pazienti del territorio. Ed è stato approvato il progetto definitivo per l'intervento di riqualificazione dei giardini dei Porcinai tra Viale Michelangelo e Via Piero della Francesca. A seguito del parere favorevole rilasciato dalla soprintendenza, si procederà all'approvazione di quello esecutivo e quindi alla gara di affidamento per i lavori previsti. Un intervento il cui costo ammonterà a circa 975.000 euro. Sono certo che i giardini del Porcinai, recuperati alla loro bellezza, torneranno anche ad essere vissuti grazie proprio ad un intervento che li renderà particolarmente vivibili ed accoglienti, oltre a porsi come arteria di mobilità dolce grazie al recupero e al collegamento della pista ciclabile in parte già esistenti, sono le parole dell'assessore Alessandro Casi. E adesso parliamo di Oro Arezzo 2023, che ha decretato i vincitori della 32esima edizione di Premier, il concorso che premia il gioiello che meglio esprime l'eccellenza della produzione Made in Italy di oreficeria e gioielleria. L'idea era libera quest'anno, era un'idea molto libera, quindi ognuno poteva esprimersi come voleva, non c'era un tema. Il tema era la luce, quindi quale oggetto, quale cosa se non un gioiello può esprimere la luce? Una donna, una collana, un anello, quale oggetto? Il gioiello è la cosa più immediata che viene, no? Era la luce il tema della 32esima edizione di Premier, il concorso che premia il gioiello che meglio esprime l'eccellenza della produzione Made in Italy di oreficeria e gioielleria. L'unica condizione è che il gioiello doveva trasmettere luce e abbiamo visto infatti delle lavorazioni particolari, tanto colore, pietre colorate, smalto. 56 le creazioni in gara presentate da altrettante aziende ed esposte in una speciale installazione nei palazzi
padiglioni dell'Arezzo Fiere e Congressi in occasione di Oro Arezzo. 13 le creazioni che sono state premiate nello showroom Sugar di Arezzo. Abbiamo visto l'impegno di questo lavoro e i gioielli veramente tutti belli, quindi la giuria ha avuto grandi difficoltà e quindi a un certo punto abbiamo dovuto dire stop ai vincitori, quindi abbiamo nominato 13 vincitori, aziende di Vicenza, di Valenza e di Arezzo, tra le quali abbiamo Artlinia di Arezzo, Anima, Silver Light, Gobi, Veneroso di Vicenza, Daniela Neri, Graziella Group, Giordini, Moraglione e Fagioielli di Valenza, Artlinia e Quadrifoglio di Arezzo. Per il primo anno il concorso è stato anche aperto alle scuole con Premier Talents dedicata agli aspiranti orafi under 30. Ho progettato un collier con un opale centrale, che è una pietra che per me rappresenta la luce, e dei raggi ricoperti di pietre che ricordano il colore dell'opale. Si è chiusa la terza edizione del premio Esculapio, il valore del dono organizzato da Tecla Ollus, che si è tenuto all'Equestrian Center. Tante le personalità all'assegnazione del premio alle eccellenze della sanità, tra cui il vescovo Migliavacca. I premiati di quest'anno: Leonardo Bolognese, primario di cardiologia del San Donato di Arezzo, Francesco Di Meco, direttore del Dipartimento di Neurochirurgia Fondazione Best di Milano, Chiara Azzarri, pediatra, direttore della clinica pediatrica del Meyer, Giulio Corsi, responsabile UF cure palliative domiciliare dell'ASL Sud-Est, Sara Montemerani, medico del 118 del San Donato di Arezzo e del team USAR Toscana, Samuele Pacchi, infermiere emergenza urgenza del San Donato di Arezzo, nonché soccorritore della squadra USAR Toscana, Giuseppe Di Giulio, capo stazione delle foreste casentinesi del soccorso alpino e speleologico toscano. E parte in questi giorni il conto alla rovescia che porterà 26 comuni della provincia di Arezzo ad elezioni nel 2024. Tommaso Pierazzi, coordinatore provinciale per il Movimento 5 Stelle di Arezzo, farà tappa nelle città che andranno ad elezione per incontrare i portavoci eletti nel 2019 insieme agli attivisti e ai simpatizzanti locali. La prima città sarà Cortona, l'appuntamento è fissato per mercoledì 17 maggio nella Sala Civica di Camucia in via Sacco Vanzetti, numero 40, alle ore 18:30. Torniamo ad Arezzo, questo fine settimana è tornato in città Bim Bim Bici, tanti i piccoli e le famiglie presenti nonostante il maltempo. Il servizio. Tutti in sella per promuovere la mobilità sostenibile. Anche ad Arezzo è così tornato Bim Bim Bici, la manifestazione nazionale organizzata da FIAB quest'anno alla sua 21esima edizione. È una speranza che la bicicletta diventi protagonista. Noi è uno dei motivi per cui la FIAB durante l'anno svolge la sua attività, è proprio quella per sollecitare, promuovere, sensibilizzare l'utilizzo della bicicletta, in particolare di una mobilità un po' più educata, dolce, meno inquinante, più rispettosa sia dell'ambiente che delle abitudini delle persone che potrebbero comunque vivere meglio la propria città. La pedalata in sicurezza per le famiglie è partita dal Parco Ducci per poi percorrere 10 km attraverso le principali strade e parchi della città. Le persone che erano qua testimoniano l'attaccamento a questo evento, l'importanza di questo evento, perché nonostante insomma, il tempo non prometta bene, c'erano comunque tante persone, tante famiglie, tanti bambini che tengono ormai a questa iniziativa. Un'iniziativa che non è fine a se stessa, ma serve a far capire le buone abitudini, serve a far capire che in città si può viaggiare anche in bicicletta, si può sostenere una mobilità diversa, sostenibile appunto, anche grazie al lavoro che l'amministrazione comunale sta facendo sulle nuove piste ciclabili. Ecco, quindi iniziative come questa sono utili perché sono convinto che ogni anno sempre più famiglie, sempre più bambini scelgono poi di recarsi a scuola in bicicletta o anche a piedi, comunque evitando la macchina, evitando quindi ingorghi davanti alle scuole, nelle strade, aiutando l'ambiente, e quindi ben venga Bim Bim Bici, che il Comune sostiene convintamente come ogni anno. E adesso passiamo alla pagina sportiva. L'Arezzo ha vinto ieri per 3-1 contro la Giana Erminio, un bel esordio degli Amaranto nella Pole Scudetto. Sentiamo i commenti a fine partita. Una gara difficilissima,
un altro grosso applauso ai ragazzi, perché nelle condizioni in cui eravamo aver tirato fuori una partita del genere, è chiaro, non è stata una partita a livello di campionato, però il 14 di maggio, dopo un mese che avevamo vinto il campionato, ritirar fuori perlomeno una prestazione più che sufficiente, diciamo, un altro davvero grosso merito, facciamo un grosso merito ai ragazzi. Sono contento per i ragazzi perché, ecco, mi avessero detto prima della gara che facevamo perlomeno una prestazione più che sufficiente, non ci avrei scontato. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, eravamo pronti e sono felice di aver dato contributo alla vittoria della squadra. Dobbiamo lavorare la settimana come al solito, che andiamo sempre forte, giocare al meglio delle nostre possibilità e poi sperare che venga il risultato per noi più utile. È normale, ho spinto al massimo tutta la stagione, ogni allenamento, ogni partita, e quindi ci sta che ci sia qualche assenza, però noi andiamo al massimo quanti siamo, quelli che siamo, e cerchiamo di arrivare fino in fondo. E adesso passiamo all'Arezzo Calcio Femminile, che torna sconfitto dalla trasferta napoletana, battuto per 3-0 dal Napoli Femminile. Torna a mani vuote l'Arezzo Calcio Femminile dalla trasferta contro il Napoli. Al centro sportivo di Cercola le padrone di casa partenopei si sono imposte per 3-0 grazie alla doppietta di Giacobbo e il gol di Di Martino, riprendendosi così la vetta della classifica. Per le Amaranto comunque una buona prova, soprattutto nel primo tempo, quando hanno sfiorato il vantaggio al 31esimo con un colpo di testa di Cagnina. Il primo tempo avevamo subito veramente poco, sicuramente un po' della loro pressione, però grandi situazioni Napoli non aveva avuto. Poi abbiamo provato, diciamo, qualche volta a concedergli qualche situazione inopportuna, e poi alla lunga è normale che se si sbaglia ci sta di subire gol, e quindi è venuto un gol, un nostro errore, ma sullo 0-0 diciamo che la palla più clamorosa e netta l'avevamo avuta noi sul colpo di testa di Cagnina. Poi è normale che il secondo tempo abbiamo fatto un nuovo errore, gli abbiamo dato una palla all'interno del campo su un fallo laterale e abbiamo subito il secondo gol. Normale, subisce il secondo gol a Napoli, la partita diventa veramente difficilissima. Ma noi avevamo deciso di giocare tutte le ultime partite cercando di fare risultati e di vincere, anche con il Cittadella abbiamo fatto un'ottima gara, purtroppo abbiamo fatto un errore, l'abbiamo pagato caro, e da qui alla fine cercheremo di fare più punti possibili, se possibile, me lo auguro, vincere con il Ravenna, comunque fare un'ottima gara, e poi ce l'andremo a giocare a Roma con Lazio, quindi da qua alla fine ci sono ancora due gare. Vedremo fare il massimo e il meglio di quello che sappiamo fare. E con questo è davvero tutto per il nostro telegiornale. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci.